Eccoci qua, buon pomeriggio amiche mie. Oggi facciamo la pasta frolla di biscotti, per fare i biscottini. Quindi ci occorrono 300 g di farina 00, 200 g di burro, bello morbido, cacciatelo un'oretta prima dal frigo, 100 g di zucchero e un tuorlo. Ok? Mo' ci mettiamo subito al lavoro e facciamo sta pasta frolla. E poi facciamo i biscottini insieme. Intanto mettiamo il burro. Bello morbido, vedete? Io l'ho cacciato un'ora prima. Schiacciamo. Questo non deve essere sciolto nel microonde, lo cacciate perché deve diventare così, vedete? Deve impastare benissimo con la forchetta. Ok. E poi mettiamo lo zucchero. Schiacciamo per bene, poi metto lo zucchero, amalgamiamo bene. Poi intanto lo facciamo prima con la forchetta, così intanto si scioglie. Ecco, vedete? Quando diventerà una bella crema, ci aggiungiamo il tuorlo dell'uovo. Così, bella, cremosa. Adesso vado a mettere l'uovo. Avete visto? Guardate. Questa è la frolla per fare i biscotti. Potete farlo anche con una semplice frolla, però facendo così con il burro, perché io la frolla, per esempio, la faccio con lo strutto adesso, per fare i biscotti buonissimi. Ho messo il burro, ok? Quindi vado a mettere la farina poco alla volta. Finché ce la faccio con la forchetta, giro con la forchetta. Poi dopodiché la metto sul piano lavoro e me la impasto a mano. Ecco, vedete? Quindi mo facciamo a mano. Questa la potete fare anche nella planetaria, però io questa mi piace meglio farla a mano, perché almeno sento la consistenza. La potete fare anche in planetaria.
piano lavoro. Ecco. Mettiamo farina. E iniziamo a impastare. Dopo che facciamo l'impasto la lasciamo 20 minuti nel frigo chiuso nella pellicola. Ecco fatto, guardate. Vedi che non si appiccica più. Eccola qua. Bella, non si appiccica più. Allora, la vado a mettere la pellicola. Faccio vedere. Ecco. Oh. Mettiamo bene bene, chiudiamo. Così me la vado a mettere nel frigo e ci vediamo fra 20 minuti, così facciamo i biscottini. Eccoci qua, amiche mie. Allora, l'ho lasciata un'oretta, non mezz'ora l'ho lasciata perché ho avuto da fare, e quindi l'ho presa dal frigorifero bella tustacchiata. Mo mettiamo un po' di farina, così me la stendo. Vedete come è uscita bella compatta. Mo questa dobbiamo stendere. Ho preparato già le formine, vedete tutte le formine di vari tipi, forma di cuore, guardate qua. Quasi quasi andiamo a mettere la carta forno sotto, così è meglio, così almeno la giro. Ecco. Poi l'aggiustate con le mani, se vedete che si strappa dai lati, tanto questa. Ecco, così la vogliamo meglio. Mettiamo un po' di farina, si mette attacca.
la compattate con le mani, se si vedete che si strappa un po' dai lati, tanto se è giusta. Ecco, vedete? No. Mi è uscita veramente una bellissima frolla, devo dire. Basta così, come spessore, va bene così. Poi prendiamo una formina come volete. Ecco. Facciamo la forma, guardate. Carina, eh? E la metto sulla carta forno. Facciamo tanti tipi di forme di biscotti. Vogliamo fare di questa, facciamo questa. Poi la pasta si rimpasta tutta quanta. Ecco qua. Spessore è questo, facciamo pure, tengo un po' di cioccolato fondente e quindi poi lo facciamo pure due con il cioccolato fondente. Ecco. Provo a mettere un po' di farina, così vediamo se scivola meglio. Questi dopo li andiamo a mettere. Ecco, farino la cosa così. Così vediamo se scivola meglio. Facciamo un'altra così. Ecco. Il forno lo mettiamo a 180 gradi per 10-15 minuti. Poi dipende il forno, anche 20 minuti. Adesso faccio questi.
Questi li bagniamo con il cioccolato invece. Questi qua. Faccio tre di questi. Facciamo quelli a forma di cuore. Che belli, eh? Eccoli qua, adesso li andiamo a mettere nel forno e vediamo. Poi ve li faccio vedere dopo, eh? Belli finiti. Ed eccoli appena sfornati, amiche mie. Sono usciti benissimo. Adesso li lascio raffreddare e poi ci vado a mettere il cioccolato, eh? Mettiamo il cioccolato con un po' di granella di pistacchio. O di nocciole come quello che avete. Adesso vi faccio vedere. Adesso faccio sciogliere il cioccolato, vedete, a bagnomaria. Vedete? Questo cioccolato fondente. Guardate. Prendo il cioccolato, biscotto, lo vado a mettere sulla teglia. Lascio così, così. Visto? Poi ci vado a mettere un po' di granella sopra, se vi piace. Sono usciti benissimo, buoni, calati assaggiati. Guardate. Ciao.
Sono carini, no? Su Bonazzi. Un po' la ci messo tutto il cioccolato. Che belli. Adesso vi faccio vedere da vicino, eh. Ecco, questi sono così, adesso li faccio raffreddare. Questa adesso ci metto un po' di zucchero. Mettiamo un po' di zucchero a velo qua. E questi qua ci vado a mettere la mia marmellata di fragole che ho fatto e faccio biscottini all'occhio di bue. Adesso vi faccio vedere. Allora, prendo la marmellata. La metto al centro. Vado a mettere un altro poco, eh. Mettiamo un altro poco. Ecco. Adesso ve li faccio vedere da vicino, eh. C'è a fare la pasticceria. La marmellata di fragola, amica mia, mi è uscita buonissima. Oh, mannaggia. Ma meno male, va? Oh, ok. Adesso ve le devo far vedere da vicino, eh. Troppo belle. Guardate. Che bontà, ma che bontà! Ma cosa sono queste cose qua? Buone, eh? Faccio vedere dall'alto. E gli altri stanno nel forno ancora, eh? Perché questi sono pochi. Ma vi sto facendo vedere. Guardate che c'è su Bonazzi. Dai, dai. Mettetemi like, commentate, mi raccomando, eh? E fate perché sta ricetta è troppo buona. Ok?